in qualche modo creare un interesse soprattutto sicuramente in fasce più giovani, ma in realtà non sono soltanto fasce giovani, sono anche persone che hanno insomma un'età più avanzata. Io innanzitutto faccio una premessa. Mi piacerebbe che il PD non ne avesse paura, cioè mi piacerebbe che il PD non avesse paura di quelle persone che si sentono in particolari momenti di far propria, seguire, ascoltare, insomma, l'opinione anche di altri, di quelli che non hanno fatto politica, che non fanno politica, che la pensano diversamente. Insomma, credo che il confronto sia utilissimo a un partito che vuole diventare ed essere un grande partito. Quindi non ne avrei paura. Cercherei naturalmente il dialogo con queste persone, perché io credo che sono sicuramente, soprattutto i giovani, quelli a cui dobbiamo indirizzarci, anche perché un partito che non ha giovani a cui guardare è un partito che non ha futuro. E Nichi Vendola credo che riesca a interpretare forse in questo momento meglio di altri proprio questa esigenza di fare politica che c'è in tanti giovani, perché guardate che non è vero che la politica non interessa i giovani, come non è vero che non hanno valori, come non è vero che i loro valori non sono quelli dei politici. Parlano e si muovono in modo diverso. Cioè hanno esigenze diverse, hanno bisogno di parole chiare, hanno bisogno di posizioni nette. Per esempio, credo, facciamo un esempio pratico, sull'acqua. Sull'acqua hanno bisogno di capire esattamente se sei a favore oppure no della privatizzazione. Non hanno la possibilità, la voglia e la capacità di mettersi a capire quando bisogna essere contro il referendum o comunque non a favore, però aiutare, raccogliere le firme ed essere vicini a chi le sta raccogliendo. Ecco, quello è un modo di parlare ai giovani che i giovani non accettano. Hanno bisogno di maggiore chiarezza. Quei movimenti a volte riescono ad essere più chiari. Io onestamente credo che non riescano il più delle volte ad arrivare fino in fondo, perché comunque molta di quella forza e capacità di fare politica si perde per strada. Però credo, e ripeto, e poi chiudo così riusciremo ad essere anche più dialoganti, che non bisogna averne paura, che bisogna dialogare con loro e che bisogna capire il modo con cui quelle persone chiedono di far politica, anche perché credo che sia evidente a tutti che tutti i partiti in questo momento stanno perdendo. Perdono capacità di interessare gli italiani. E se non riusciamo a trovare un modo di fare politica e di comunicare la politica che interessi anche a quegli italiani, saremo sempre di meno.